Eccoci qua. No, aspetta, prima di entrare in un tema molto interessante, però abbiamo sentito la pubblicità del Qashqai, che tra l'altro mi fa anche ridere, no? Dice, ho prenotato in un posto quasi buono, mi viene pure quel mio amico quasi simpatico. Quasi simpatico. E la notizia di oggi è stato quasi ucciso al Baghdadi, no? Perché questo l'hanno dato per morto un miliardo di volte, adesso anche i russi. Forse quasi ucciso a Raqqa al Baghdadi. Vabbè, ma comunque questa è una notizia dall'estero, così, che in una città che oggi è paralizzata dallo sciopero dei mezzi pubblici interessa fino a un certo punto, anche se è importante evidentemente. Ma diamo un'altra bella notizia, perché arriva un grande evento sportivo a Roma, cara Luigia. Arriva, sì, sembra che ci sia proprio una data, il prossimo anno, il 14 di aprile del 2018. Adesso lo chiediamo, giusto? Insomma. Sì. Certo. Il Gran Premio di Serviranno Formula E. Serviranno i crismi e l'ufficialità, mettiamola delle così. Delle bestie incredibili che vanno velocissime, ma che non fanno rumore perché sono auto monoposto, totalmente elettriche. Allora, con noi abbiamo Roberto Diacetti, presidente Euro S.p.A. Buonasera, presidente. Ciao, buonasera a tutti. Diamo il benvenuto anche a Daniele Frongia, assessore sport e grandi eventi di Roma Capitale. Benvenuto, assessore. Buonasera a tutti. Buonasera, ma insomma è una bella cosa, Frongia, insomma, questa è una roba importante, che tra l'altro è un circuito che fa tappa in molte città importanti, insomma, quindi Roma ha un evento di prim'ordine, direi. Sì, sicuramente un grandissimo evento, pensiamo a queste vetture completamente elettriche e silenziose, quindi anche una bella novità, anche una competizione di alto livello e soprattutto ricadute positive per la città e per i cittadini. Oh, Diacetti, il presidente di Euro S.p.A. si è battuto moltissimo per questa cosa, no? Perché ci fosse il Gran Premio all'Euro. Io francamente mi sono battuto perché pensavo che fosse un ottimo evento per promuovere le nostre strutture congressuali e il nostro patrimonio, perché abbiamo anche come missione quella di valorizzare il patrimonio complessivo dell'Expo del 42, e devo ringraziare moltissimo l'amministrazione capitolina, l'assessore Frongia in particolare, con cui abbiamo lavorato molto molto bene, molto costruttivamente. Ne abbiamo cominciato a parlare l'anno scorso, più o meno a ottobre. L'idea è piaciuta, anche perché non sarà solo un evento sportivo, è l'occasione per compiere una riflessione sui temi della mobilità elettrica. L'amministrazione capitolina è impegnata su questi temi, ha chiesto delle garanzie a quello che è il global partner della Formula E, Enel, e quindi mettiamo insieme un grande evento di sport, e Roma ne ha bisogno, ma anche con una strategia più ampia. E anche noi all'Eur, oltre a promuovere le nostre strutture congressuali, perché sarà un grande spot per il Roma Convention Center e la Nuvola e le altre strutture, anche noi, dicevo, all'Eur creeremo le condizioni di realizzare spazi per le ricariche elettriche. Assessore, cosa ha fatto sì, perché lo ricordava adesso il presidente Diacetti, anche lui è stato nostro ospite più volte qui a Lavori in Corso e avevamo affrontato questo tema della Formula E. Ecco, dicevo, assessore, cosa ha reso possibile questa velocità, ecco, di realizzazione? Cioè, l'inserimento di questa data su Roma, se non sbaglio, lunedì 19 dovrebbe trovare l'ufficialità proprio nella presentazione dei calendari relativamente alla prossima stagione. Questa volta la politica, unitamente al privato, insomma, ha fatto sì che le cose andassero rapide. Sì, sicuramente ha funzionato il lavoro di squadra, quindi appunto con RSPA, con lo sponsor Enel, con gli stessi organizzatori della presentazione, e poi con il municipio, con i consiglieri in Campidoglio. Sicuramente c'è stata una spinta anche da parte della sindaca in persona. Abbiamo valutato moltissimo gli aspetti positivi, ne abbiamo parlato molto con gli organizzatori, come ben sa il presidente Diacetti, e la soluzione finale
ci sembra sicuramente positiva per la città, anche in termini di investimenti che resteranno tutto l'anno per i cittadini, quindi non solo per ci accenna qualcosa relativamente a questi investimenti, perché penso che poi i cittadini siano interessati anche a questo aspetto, no? Ok la formula, ok quei giorni, ok l'indotto, poi cosa resta quindi, assessore? Innanzitutto verrà rifatto parte del manto stradale e del percorso della competizione, è vero, serve per la Formula E in quei due giorni, ma poi verrà utilizzata da tutti i cittadini romani per il resto dell'anno. Inoltre c'è un investimento extra da parte di Enel in termini di colonnine di ricarica, quindi una grande spinta in senso green, non solo per il nono municipio ma per tutti i municipi di Roma, e poi investimenti anche specifici in quel quadrante per quanto riguarda bike sharing, car sharing elettrico e anche postazioni wifi. Tra l'altro voglio dire, noi di Radio Radio abbiamo due auto di servizio totalmente elettriche. Li mettiamo a servizio, se volete. Non è così diffusa, no, ma questo evento può far diventare figo il trasporto totalmente elettrico, cioè vediamo delle macchine che hanno delle prestazioni incredibili, vero Diacetti, se non sbaglio, sono velocissime. Ma parliamo comunque di macchine che hanno prestazioni importanti, 220-230 all'ora, e considerando il fatto che siamo quest'anno alla terza edizione, la prossima sarà il quarto campionato del mondo, la crescita ogni anno è esponenziale anche a livello di valori tecnici, e sempre più importanti brand automobilistici vogliono investire in questo campionato, perché mette insieme le dinamiche prettamente sportive anche però con valori green che in qualche modo sono sospinti da tutte le grandi case automobilistiche. Io voglio aggiungere una cosa: abbiamo fatto veramente un miracolo con l'amministrazione, nel senso che questo evento costa zero ai cittadini romani, nel senso che al di là di qualche servizio comunque importante dell'amministrazione, e anche noi attraverso una logistica diciamo così agevolata per l'evento, però l'evento viene realizzato con i soldi della Formula E, quindi di un soggetto privato. L'evento più o meno costerà 10 milioni di euro e viene pagato totalmente da Formula E. Tenete presente che in altre città invece la città stessa o il governo danno dei contributi piuttosto importanti, quindi penso che il gioco di squadra sia servito anche a elevare il valore del brand Roma, portando un grande evento ma appunto con costi nulli, o meglio piuttosto limitati, se non i classici servizi che la città offre nel caso di grandi eventi. Però non abbiamo ovviamente tirato fuori né la città né Eurospa, che è comunque una società pubblica, dei soldi per questo evento. Assessore, mi viene da chiederle allora, quando c'è la buona volontà e il giusto investitore, ecco, questo è un esempio che si può esportare anche in altri municipi, no? Perché questo sì, un po' di Roma ha bisogno di un rilancio, di un restyling, di cose belle di cui parlare, che creino indotto, che si possa ovviamente anche avere dei benefici per la cittadinanza, in questo caso Rosifalleur, ma magari strizzando l'occhio anche ad altri quartieri. Certo, non è che la Formula E sia replicabile ovunque, ma non parlo ovviamente solo di Formula E, Sì, intanto intendiamo la Formula E come un evento cittadino, sicuramente non solo del municipio, però abbiamo in cantiere altri grandi eventi, questo sì. Roma da questo punto di vista ha già un suo naturale fascino ed è attrae molte iniziative dall'estero, quindi abbiamo già diverse proposte, completamente differenti, lo dico dalla Formula E, dalle competizioni, però sicuramente dopo l'estate potremo parlare di una pianificazione triennale, devo dire, a mio avviso sarà estremamente ricca. Ci lanci qualche... prima dell'estate ci dia qualcosina, ci suggerisca qualcosa. Da giornalista non posso È accaduto di essere arrivati a circa un'ora dalla firma per un grande evento che era il 100° anniversario del Giro d'Italia a Roma, e poi dopo, per motivi a noi ignoti, è stata cambiata la destinazione della città. Quindi diciamo anche se un altro per scaramanzia. Preferisco rimandare di un po', ma dare notizie certe. Ne approfitto a proposito di notizie certe, visto che c'era un po' di confusione su qualche giornale oggi, che secondo cui l'Eur verrà bloccata per un mese per questa
per questa manifestazione, ovviamente tutto ciò è completamente falso, quindi si parla di un'operazione di due giorni, certo con un periodo di allestimento, ma durante il quale non bloccheremo la circolazione per i cittadini. Vabbè, intanto noi assessori eventualmente siamo qui per vedere se questo avverrà o meno, no, noi ci auguriamo che questo non accada, però tanto no, faceva parte comunque, questo discorso era assolutamente presente nel progetto. Io mi ricordo che con il presidente Diacetti ne avevamo già parlato, no? Cioè che non si bloccava l'EUR per un lungo periodo, vero? Questo era fondamentale. Ma no, stiamo parlando essenzialmente del giorno di gara e forse del giorno prima una circolazione più limitata. Il giorno di gara sarà sabato, come tutti sanno il sabato all'EUR c'è una minor presenza ovviamente di persone. Ma un dato importante da ricordare a tutti: non sarà l'evento di pochi. Sì, ci saranno ovviamente delle tribune a pagamento, ma l'amministrazione capitolina ha voluto che fosse questo un evento per tutti, e quindi vuol dire che a molti spazi, mi riferisco soprattutto ai parchi, ma anche ovviamente ad altre zone, saranno aperte a tutti i cittadini senza biglietto. E penso che quindi sia un modo per dimostrare che il grande evento porta indotto, ma consente anche a tutti di partecipare indipendentemente dalla possibilità appunto di godersi lo spettacolo pagando un biglietto. Allora, è arrivata una richiesta da parte del nostro ascoltatore Roberto che dice: chiedete a Frongia aggiornamenti in merito alla vicenda CIP Tre Fontane, impianto pronto ma ancora non aperto. Che ci dice Frongia? Beh, oltre Frongia anche Diacetti, entrambi perché in realtà con l'aria ci troviamo su molti dei tavoli ormai. E questo forse è il principale, perché parliamo di un grandissimo impianto per il Comitato Paralimpico, servirà tantissimi atleti disabili, è atteso da moltissimo, sarà un centro d'eccellenza per tutta Italia, un vanto anche in Europa, è già pronto. C'erano problemi burocratici che si trascinavano da molto tempo, da molti anni a troppi anni. Devo dire anche qui, di concerto con il nostro assessore Luca Montori, all'urbanistica, con Euro SPA, con il municipio al solito, un grande lavoro di squadra, e spero che entro le prossime due settimane potremo congiuntamente dare davvero una splendida notizia, e quindi l'apertura del centro. Diacetti sottoscrive? Ma sì, ci stiamo lavorando, io mi auguro veramente in due settimane. Comunque dobbiamo pure far chiarezza su questo tema, è un tema che deriva dal passato, questo non per dire in qualche modo che non ci vogliamo assumere responsabilità, però essenzialmente si tratta in breve di un'area in parte di proprietà di Eurospa che è stata, si immaginava che potesse essere acquisita dal Comune di Roma nell'ambito di un dell'accordo di programma del velodromo. Il velodromo, sì, in quel progetto non è andato avanti e quindi si è fermata anche questa cessione. Comunque, bando alle chiacchiere, ci siamo messi intorno a un tavolo, noi l'urbanistica, gli esperti dell'assessorato allo sport, abbiamo fatto un ottimo lavoro, stiamo trovando una soluzione che potrebbe essere un comodato gratuito. Ai cittadini e ai nostri ascoltatori interessa capire quando apriremo, realisticamente molto a breve, spero due settimane, ma insomma saranno quelli più o meno i giorni che serviranno per ma noi ci facciamo un bel nodo al fazzoletto, tanto vi possiamo richiamare, giusto, anche su questa cosa, per cui, poi quando si fa qualcosa, quando ci sono dei servizi offerti ai cittadini, è sempre una bella roba, insomma, ci accusano sempre di parlare delle brutture della città, e allora era proprio lì che volevo arrivare, certo, vedete, certo. Insomma, deve parlare anche delle notizie positive, meno male. Grazie a tutte e due, grazie al presidente di Eurospa Roberto Diacetti, grazie a Daniele Frongia, assessore allo sport di Roma Capitale, grazie di essere stati con noi. Grazie a voi, a presto, grazie. Grazie a voi, a presto.